chiesto di intervenire il consigliere Abate, prego, ne ha facoltà. Beh, come tutti sapete è prerogativa dell'opposizione o minoranza che dir si voglia la scelta del Presidente della Commissione di Garanzia e Controllo, proprio nell'ottica ovviamente di un controllo degli atti della maggioranza in una dinamica di rapporto appunto maggioranza-opposizione. Alla luce degli impegni del collega Massimiliano Di Cuia, quindi la scelta cadrà su un altro membro, su un altro consigliere di opposizione. La figura designata, possiamo dirla, sarà quella di Francesco Battista. Massimo rispetto per il collega Francesco Battista, riconosco il suo impegno. È una persona certamente capace, sempre attenta, molto disponibile. Io però al momento della votazione mi uscirò volutamente dall'aula per una questione di metodologia da parte dell'opposizione, di certa opposizione, perché certe scelte si concordano, non sono dei precotti che vengono, per così dire, imposti, che vengono per così dire propinati al resto della opposizione. Preciso che non avevo assolutamente ambizioni di fare il presidente, quindi lungi da me ogni pretesa, ogni aspirazione in materia. Però la metodologia doveva essere rispettata, una metodologia che significa coinvolgere le opposizioni, per cui anche qui bisognerà molto ma molto stare attenti e comprendere quali sono le vere opposizioni in questo Consiglio Comunale, perché ci sono delle opposizioni cangianti, ondivaghe, salti della quaglia continui. Sappiamo il gruppo di Italia Viva che starebbe per tornare in maggioranza. Chiedo pertanto, vorrei sapere la posizione di Stellato, di Casula, cosa lecita, per carità, ognuno è libero di fare quello che crede, ma bisogna capire bene quali sono e chi sono le opposizioni. Concludo confermando quanto detto pochi secondi fa, e cioè che per una questione di metodologia, pur rispettando in pieno l'impegno, le capacità di Francesco Battista, che avrei votato senza alcuna riserva, ma una mancanza di rispetto di metodo all'interno dell'opposizione mi metterà nelle condizioni di dover uscire dall'aula. Grazie.